Carissimi amici e amiche, oggi è il primo mercoledì del mese, siamo ad una nuova puntata del ciclo di catechesi San Giuseppe il più santo dei santi, dove riprendo dopo molti anni il testo del padre Pegna, testo veramente straordinario e altamente edificante, che appunto parla, ci tratteggia con la figura di San Giuseppe, per quanto ne possiamo conoscere. Per aiutarci a conoscerlo meglio e a valorizzare anche la vita di questo straordinario santo, è appena terminato l'anno di San Giuseppe, però non deve terminare con la nostra voglia di conoscere meglio e di comprendere la straordinaria grandezza di colui che è stato ritenuto da Dio degno di custodire ed avere, come vedremo questa sera, un vero matrimonio, anche se casto, con Maria Santissima, e di essere il padre putativo di Gesù. La volta scorsa abbiamo trattato il tema della verginità di San Giuseppe, in relazione appunto anche al futuro matrimonio con Maria. Durante il corso di quella puntata abbiamo in particolare smontato, ecco, con l'aiuto del testo e non solo, la leggenda maturata sulla base dei Vangeli apocrifi che San Giuseppe fosse una sorta di quasi nonno di Maria, quindi che l'avesse presa essendo anzianissima, addirittura cosa altamente offensiva anche per la sua dignità e per la sua santità, che avesse altri figli, i fantomatici fratelli di Gesù, appunto identificati da questa letteratura apocrifa come figli di un altro matrimonio di San Giuseppe, quando invece abbiamo visto la volta scorsa che fratello in ebraico non significa come per noi fratello germano, quindi fratello consanguino, figlio dello stesso padre e della stessa madre, ma membro dello stesso clan, della stessa tribù. E quindi i fratelli di Gesù non sono figli di un altro matrimonio di San Giuseppe, ma due di loro sappiamo per certo dai Vangeli che sono figli del fratello di San Giuseppe, perché sono la moglie, sono i figli di Maria di Cleofe e Cleofe era il fratello di San Giuseppe. Beh, detto questo, passiamo allo step di oggi, che è leggere il testo relativo al matrimonio di San Giuseppe e Maria. Il matrimonio di Giuseppe e Maria. La prima domanda, che è fondamentale, fu un vero matrimonio? E se fu un vero matrimonio, questo vale anche per tutti gli altri matrimoni, cos'è che costituisce davvero un matrimonio? Sicuramente, ecco, nella chiacchierata, nella conversazione, meglio, ecco, le chiacchiere sono sempre fondamentalmente inutili, invece le conversazioni si spera che siano edificanti, speriamo. Nella conversazione di questa sera certamente toccheremo dei punti contigui con l'altro ciclo di catechesi che, per grazia di Dio, sto facendo, che è quello che approfondisce il peccato originale e quell'ipotesi particolare teologica, in modo particolare proprio da dove viene la vita sessuale, che come si sta ormai vedendo chiaramente nel corso della disamina della letteratura patristica, è da sempre stata collegata con il peccato originale, come sua conseguenza. Quindi chiaramente è un'ipotesi che va approfondita ulteriormente. Quindi capite che indirettamente, se, metto subito le mani avanti, se il matrimonio di Giuseppe e di Maria era un vero matrimonio, ma la sessualità nel matrimonio di Giuseppe e di Maria non c'è stata, evidentemente essa non costituisce una parte essenziale del matrimonio. Tanto per focalizzare questo aspetto, no? Molti padri della Chiesa affermano che il matrimonio sarebbe nato dopo la colpa d'origine, appunto perché nel capitolo quarto di dall'inizio del capitolo quarto, quindi dopo il peccato originale, si legge che Adamo si unì ad Eva e concepì Caino. Però c'è anche quanto scritto nel capitolo 2: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. Il problema è che cosa significa unirsi alla sua donna, non a sua moglie, che è un'altra cosa. Cosa significa unirsi? Unirsi significa unirsi sessualmente? Punto interrogativo, perché capiamo allora, no? Cioè,
ci potrebbe essere una lettura di questo genere. Metto già le mani avanti. Il matrimonio da Dio è stato pensato prima del peccato originale, cioè se l'uomo non avesse peccato, ci sarebbe stata l'unione tra uomo e donna matrimoniale, ma non sarebbe stata così come lo è dopo la colpa originale. E questo è rafforzato dal fatto che quando vanno a parlare dell'unità del divorzio con Gesù, Gesù riporta tutti quanti non a Genesi 4, ma a Genesi 2, cioè alla creazione maschio e femmina, e a per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre. Questo è riferito a prima del compimento del peccato originale. Quindi è un discorso interessante, no? Così abbiamo fatto consigli, abbiamo fatto lo spot per l'altro ciclo di catechesi. Torniamo a noi e leggiamo il testo. La prima cosa che dobbiamo sottolineare, qui sto citando il testo, è che il matrimonio fra Giuseppe e Maria fu un vero matrimonio. Vedete come mette subito la mano avanti il nostro autore. Nonostante non ci sia mai stato tra loro il rapporto carnale. Lo Spirito Santo riconosce nel Vangelo Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo. Giuseppe era vero sposo di Maria e tra loro vi era un vero matrimonio. Analizzando la natura del matrimonio, tanto Sant'Agostino come San Tommaso d'Aquino la pongono sempre nell'indivisibile unione spirituale, nell'unione dei cuori, nel consenso. Elementi che in quel matrimonio si sono manifestati in modo esemplare. Nel momento culminante della storia della salvezza, quando Dio rivela il suo amore verso l'umanità mediante il dono del Verbo, siamo ancora nel tempo di Natale, domani è l'Epifania, quindi temi molto adatti sono capitati per questa conversazione odierna, è precisamente il matrimonio di Maria e Giuseppe ciò che realizza in piena libertà il dono sponsale del sì nell'accogliere ed esprimere tale amore. Dice Sant'Agostino: Maria appartiene a Giuseppe e Giuseppe a Maria. Perciò il loro fu un vero matrimonio in quanto si consegnarono l'uno all'altro. Ma in che senso si sono consegnati? Essi si sono consegnati mutuamente la loro verginità e il diritto di conservarla l'uno all'altro. Maria aveva il diritto di conservare la verginità di Giuseppe e Giuseppe aveva il diritto di custodire la verginità di Maria. Nessuno dei due può disporre dell'altro e tutta la fedeltà di questo matrimonio consiste nel conservare la verginità. Questo è Sant'Agostino, questo qui, un attimo che dico, vado un attimo alle note, dico, così posso anche vedere proprio la citazione, se le trovo, da quale opera è tratta questa citazione. Vabbè, mo adesso ci arrivo, nel frattempo continuo a parlare. Allora, è interessantissimo notare in questo primo scorcio di questo capitolo che perché ci sia un matrimonio ci deve essere una unione spirituale. Consensus facit matrimonium si dice anche oggi nella Chiesa e nel diritto canonico. La citazione di Sant'Agostino è tratta dal De Nuptiis et Concupiscentiae, capitolo 1 e paragrafo 12. Allora facciamo un pochino di catechismo sul matrimonio. Voi sapete benissimo che terminologia sposo e sposi, sposo e sposa si chiamano in ubendi dal momento in cui contraggono il matrimonio. Quando escono dalla chiesa sono sposi e infatti Giuseppe e Maria
sono sempre chiamati sposi. Dopo la prima notte di nozze diventano marito e moglie. Attenzione, attenzione. Domanda: l'indissolubilità del matrimonio viene solo dopo la consumazione o c'è anche prima? L'attuale disciplina della Chiesa dice questo: prima della consumazione il matrimonio è indissolubile, può essere sciolto solo per intervento del Sommo Pontefice. Dopo la consumazione del matrimonio non c'è più nessuna autorità umana. Questo particolare ci deve far riflettere su due cose. Primo, che il matrimonio esiste anche prima della sua consumazione e potrebbe anche esistere senza la sua consumazione. Non avendo nulla che di per sé, assolutamente parlando, attenzione, qui stiamo parlando in generale, è chiaro che adesso poi parliamo della condizione attuale, perché se tutti si sposassero come Giuseppe e Maria finirebbe la razza umana, ok? Quindi l'unione carnale che cosa fa? Dà a quel sigillo il crisma dell'indissolubilità fino alla morte. Ma questo, io per questo che ritorno immediatamente già alla luce di quello che abbiamo approfondito all'altra catechesi che sto facendo. Perché? Perché dopo il peccato originale, essendo entrata la riproduzione sessuata nel genere umano, la volontà di Dio è stata questa, che per evitare promiscuità, tutto quello che oggi vediamo in giro, ci fosse una sola donna per un solo uomo, in maniera tassativa. Cioè la volontà di Dio adesso, nell'attuale condizione, è che ci sia un matrimonio rigidissimamente monogamico. Ma, e qui attenzione a noi battezzati, per questo che non si possono avere rapporti prima del matrimonio, anche per questo, e tantomeno dopo il matrimonio con una persona che non è il proprio coniuge, perché nella mente di Dio è volontà di Dio, ed è per questo che si tratta sempre di materia grave, perché Dio a questa cosa ci tiene. Le nostre società saranno moralmente, qui la sparo grossa, ma non è della sparo grossa, è ovvio, saranno moralmente risanate quando si ricomincerà a vivere queste cose come si vivevano 100 anni fa. È chiaro che non tutti erano santi, sicuramente, figuriamoci, insomma, no? Ma questa cosa qui è imprescindibile. Al matrimonio si deve arrivare vergini. E dopo il matrimonio, come dice San Paolo, il talamo deve essere incontaminato. Dopo il peccato originale non è possibile e nemmeno auspicabile che tutti quanti i matrimoni siano come quelli. Ci sono stati alcuni casi nella storia della Chiesa, casi famosi, il matrimonio tra Sant'Enrico imperatore e Santa Cunegonda, è stato il cosiddetto matrimonio giuseppino, ce ne sono diversi, non tantissimi, il matrimonio tra Beato Bartolo Longo e la sua stretta collaboratrice, la contessina, che peraltro fu anche spinto da Papa Leone XIII per evitare le chiacchiere. Ecco. Però bisogna tenere presente, quindi, che cosa significa anche per quelli che si sposano avendo poi una relazione sessuale carnale, evidentemente ordinata, se vogliono fare la volontà di Dio, e questo qui si apre un altro capitolo, ma attenzione. La cosa più importante del matrimonio comunque non sarà quella, perché la cosa più importante in ogni matrimonio, e questo è in comune sia nel matrimonio tra Giuseppe e Maria che in tutti gli altri, è l'unione spirituale, è l'unione dei cuori. Cioè
L'essere una cosa sola non è semplicemente diventiamo una carne sola quando ci uniamo e poi è finito lì. Ma vanne, cioè, non è questo. Un cuor solo, un'anima sola, cioè, veramente, sapete che San Basilio Magno e San Gregorio Nazianzeno parlavano uno dell'altro, dicevamo talmente amici che si può dire che eravamo un'anima in due corpi. Oh, ma guarda, un marito e una moglie dovrebbero dire questo. Un'anima in due corpi. Questo è il matrimonio. Quest'unione, chiaramente, che poi il sacramento costituisce e sigilla, va costruita. Unione spirituale, cioè avere una visione della vita comune. Avere chiaramente in comune la fede, pregare insieme, mettere Dio al primo posto, avere la stessa visione della famiglia, una linea comune nell'educazione dei figli, una linea comune nell'affrontare i problemi, questa ricerca continua dell'unità tra gli sposi, no? Anche nel dialogo, perché magari a volte si hanno delle difficoltà, no? Delle difficoltà nel raggiungere questa quadra. L'unione dei cuori, l'affettività, cioè la persona a cui vuoi più bene, anche a prescindere dalla vita. Chi è? Chi è? Voi capite che in questa dimensione, se il matrimonio è questo, capiamo quanto è importante anche il fidanzamento casto, perché nel fidanzamento casto tu queste cose le curi. Non puoi, come dire, avere quegli atti di contatto fisico che stimolano la libidine. Questo è il confine. Tutti quanti. Che si può fare? Quando parte la libidine ti devi fermare, se vuoi stare nella volontà di Dio. Però ci sono tutta quanta una serie di manifestazioni affettuose, quindi che non necessariamente e nemmeno ordinariamente debordano nella libidine, che possono e devono essere coltivate, che poi dovranno essere continuate nel matrimonio. Come base, tra l'altro, e questo la Chiesa lo insegna, che parla sempre che nonostante la liceità della vita sessuale dopo il sacramento, comunque è compito della coppia, si dice così, integrare la sessualità nell'amore, perché la brutalità, diciamo così, dell'atto rimane. E anche il suo principio antiamorevole, perché il principio della sessualità è il piacere. Il piacere è un fatto egoistico. Quindi, perché anche all'interno di una relazione d'amore sigillata da un sacramento non diventi semplicemente un godere reciproco l'uno dell'altro, che non è una cosa di per sé nobilitante, è necessario che questa dimensione sia integrata nell'amore, cioè che il contesto in cui questo avviene sia un contesto di amore profondo, in cui, fermo restando la materialità dell'atto, che non può non rimanere, anche perché è necessaria oggi perché nasca una vita, quindi una benedizione di Dio, però che sia una cosa bella. Questa è l'educazione sessuale, scusatemi se non quella che vorrebbero proporre adesso non lo so nemmeno, io sentivo negli anni passati nelle scuole, cioè tutti quanti dobbiamo rifare questa educazione sessuale qui, eh? Tutti. Dopo questa parentesi proosegue la lettura. Sant'Agostino, considerando che Matteo scrive la genealogia degli antenati di Gesù a partire da Giuseppe, discendente di Davide, dice che Dio riconosce che fu un vero matrimonio, poiché altrimenti non sarebbe mai stato possibile chiamare Gesù figlio di Giuseppe. E dice: Gesù venne considerato nella genealogia di Giuseppe affinché i fedeli non ritenessero così importante nel matrimonio l'unione dei corpi, a tal punto da non ritenersi sposi senza l'unione corporale. Sant'Agostino, sempre la stessa fonte di prima, eh? Stessa fonte, ma
opera diversa. Questo è il De consenso evangelistarum, capitolo 2, paragrafo 1. Riprendo. Gesù venne considerato nella genealogia di San Giuseppe affinché i fedeli non ritenessero così importante nel matrimonio l'unione dei corpi, a tal punto da non ritenersi sposi senza l'unione corporale. Non è vero. Con questo esempio viene magnificamente insegnato ai fedeli sposati che anche praticando la castità di comune accordo, il matrimonio può rimanere tale se si conserva l'affetto, anche se non c'è l'unione sessuale. Voi pensate, per esempio, l'interiorizzazione di questi principi per la pastorale delle coppie irregolari. Capito? Sarebbe una cosa meravigliosa, perché qual è il problema anche della coppia irregolare? Quindi la cosa che Dio non vuole è che nella coppia irregolare, quindi nei divorziati e risposati, si abbia una vita sessuale esplicita. Ma se loro scelgono di, specialmente quando ci sta in presenza di altri figli, come da sempre, il Magistero della Chiesa ha insegnato, limitano la loro unione alla dimensione affettiva e amicale, possono essere confessati, possono ricevere i sacramenti. Giovanni Paolo II diede le norme prudenziali, preferibilmente in posti dove non sono conosciuti, perché non ce l'hanno scritto al... Queste sono cose che si gestiscono nei percorsi con i padri spirituali, con i parroci, eccetera, no? Quindi il matrimonio può rimanere tale se si conserva l'affetto. Cioè, noi capiamo, cioè io capisco che nel nostro attuale contesto storico-culturale, cioè sono nato pure io, sono nato nel 71, quindi la rivoluzione sessuale, sono un post-rivoluzione sessuale, quindi sono già cresciuto in un ambiente tarato sotto questo punto di vista. Perché il 68 l'ha cambiato il mondo, in peggio, ma l'ha cambiato. C'è poco da fare, purtroppo. E stiamo ancora aspettando che si faccia marcia indietro. Allora, Papa Leone XIII disse nell'enciclica Quamquam Pluries dell'agosto del 1889, il grande Leone XIII, un papa di cui, a mio modestissimo avviso, io certamente sono l'ultima ruota del carro della Chiesa Cattolica, quindi non sono nessuno, né vescovo né cardinale, quindi forse non dovrei neanche parlare, però per quello che ho potuto conoscere di questo papa, questo è stato un grande papa. Io mi stupisco che nessuno abbia mai pensato ad aprire un processo di beatificazione di Leone XIII, perché veramente è un papa straordinario. Cioè, basta poi dire che è papa del Rosario, insomma, quindi sapete, no? Quando canonizzarono San Tommaso d'Aquino, dice: ma ci manca il miracolo. C'è un aneddoto che si alzò un cardinale, mise i libri della Summa Teologia sul tavolo e dice: eccolo il miracolo, non servono altri miracoli, no? Allora, il Papa Leone XIII, già che è il Papa del Rosario, per quanto mi riguarda basta e avanza, però, ripeto, sono farneticazioni di un povero prete, di un borgo sperduto medievale, no? Però scrisse Leone XIII: il matrimonio è la massima società e amicizia alla quale per sua natura va unita la comunione dei beni. Vogliamo parlare anche di questo oggi? Dio ha dato Giuseppe a Maria non soltanto come compagno di vita, ma anche come testimone della sua verginità. Come diceva Giovanni Paolo II, d'altronde dal matrimonio con Maria che sono derivati a Giuseppe la sua singolare dignità e i suoi diritti con Gesù. Il matrimonio è la massima società e amicizia. Società, amicizia e comunione dei beni. Quanto è difficile gestire beni in comune. Attenzione, oggi la separazione dei beni è ritenuta lecita, evidentemente anche nel matrimonio concordatario, no? Anche dalla Chiesa. Però attenzione, ritenere una cosa lecita,
Questo, ecco, questo è un altro punto fondamentale per la formazione delle nostre coscienze. Noi dobbiamo imparare a distinguere. Quando si dice che una cosa è lecita, significa che fare il contrario non è formalmente peccato, il che per carità è importantissimo, eh? Ma una cosa lecita non significa che sia la migliore e la più gradita a Dio. Non avete idea di quanta gente mi leva la pelle e dice, ma la comunione in mano è peccato? Ma dico, no, non lo è. Non si può dire che la comunione in mano è formalmente un peccato. Adesso faccio questo discorso prescindendo dalle situazioni contingenti attuali, eh? Ma che non sia peccato non significa che sia la cosa migliore da fare. Ok? Quindi che non sia peccato fare la separazione dei beni non significa che sia la cosa migliore da fare. Cioè perché di natura sua il matrimonio, che è l'unione spirituale, è la comunione di una vita, è la comunione affettiva e tra l'altro ordinariamente anche la comunione intima, di per sé porta anche alla comunione dei beni. Così come quando uno fa la comunione, siccome sta ricevendo Gesù Cristo, non un pezzo, non una patatina o una caramella, non sono certamente l'unico ad averlo detto, c'è una fila di gente nel corso della storia, anche adesso viventi, penso per esempio al Cardinal Sarà, soltanto per fare un nome, la cosa naturale è prenderlo in bocca e in ginocchio. Poi che questo sia lecito è un altro discorso, tu ti prendi la responsabilità di questa cosa qui. E lo puoi fare. Adesso in tante circostanze lo devi fare. Purtroppo, non si può fare niente, qui non ci posso fare niente a questa cosa qua. Posso non essere d'accordo, non ci posso fare niente. Quindi una cosa lecita non significa che sia la cosa migliore di tutti. E se uno aspira alla santità, deve sempre allargare gli orizzonti, non basta fermarsi al non è peccato. Sono tanti esempi che si possono fare, no? Le donne che mi dicono truccarsi è peccato, se senti certi padri della Chiesa è meglio non sentirli, d'accordo? Il contesto attuale, contemporaneo, circostanzia, devi, cioè. Molte volte dipende dalle circostanze. Perché lo fai? Per piacere a tuo marito? Con buon gusto? Senza esagerare, senza usare colori sparati, le matite nere, gli smalti rosso vivissimo che si vedono pure lontano 400 km. Cioè, c'è modo e modo. Poi dipende dal perché. C'è vanità, vuoi essere guardata, cioè una donna queste cose se le deve chiedere, non può fare una cosa, vabbè, lo fanno tutti quanti, mi trucco, punto e basta perché mi piace. Io, se vuoi fare così, fai pure, però da prete io devo dirti, attenta ad ascoltare bene la voce della coscienza, perché anche di questo quando andrai dall'altra parte il nostro Signore ti chiederà conto, perché l'hai fatto? Perché e per chi? San Paolo dice che è dovere della donna, per esempio, per esempio, mio marito gli piace che mi curo un po' e che un pochino sono curata in questo modo. Allora, queste condizioni, se lo fai per questo, e Dio lo sa, e in maniera elegante, bella, non pacchiana, non sparata, come dico, è lecito. Lecito, attenzione, non significa sia la cosa migliore da fare, eh? Ma fuori di questo contesto, vatti a leggere quello che dicono i santi padri della Chiesa e arrivaci. Ok? Cioè, noi dobbiamo fare attenzione che oggi dentro il nostro contesto storico-culturale, cose che sono considerate assolutamente tranquille e normali, hanno bisogno di essere revisionate, diciamo così. Proseguo la lettura. Certo che la dignità di madre di Dio poggia così alto che nulla vi può essere di più sublime, ma poiché tra la Beatissima Vergine Giuseppe fu stretto un nodo coniugale, non c'è dubbio che a quell'altissima dignità
per cui la Madre di Dio sovrasta di gran lunga tutte le creature, egli si avvicinò quanto mai nessun altro. Perché il connubio è la massima società e amicizia, a cui di sua natura va unita la comunione dei beni. Ne deriva che, se Dio ha dato come sposo Giuseppe alla Vergine, glielo ha dato non solo a compagno di vita, testimone della verginità e tutore dell'onestà, ma anche perché partecipasse per mezzo del patto coniugale all'immensa grandezza di lei. Questo è il Leone XIII, la Quamquam Pluries, del 15 agosto del 1889, Acta Apostolice Sedis, eccetera, eccetera. Ecco perché, chi è San Giuseppe? In virtù di questo, cioè, capite che sta dicendo qui il Papa, no? La madre, allora, non esiste, questo è santo, ma non esiste dignità più grande di quella della Madonna. Non c'è la Madre di Dio, nessun Papa, non esiste, ma nemmeno nessun angelo. Per questo che la Madonna si chiama Regina degli Angeli, e per questo che Lucifero si è imbestialito quando ha saputo questa cosa, perché lui è folle, ma non è stupido. Se questa creatura diventa la Madre di Dio, questa diventa più grande di me. È vero, non è che è verissimo. Allora, certo, San Giuseppe non è lei, ma uniti in matrimonio, attraverso il patto coniugale, c'è una partecipazione alla grandezza di lei. E viceversa, per poter stare a fianco ad una così, insomma, Nostro Signore non ci ha messo Pinco Pallino vicino alla Madonna e a fare il padre putativo di Gesù. Ecco perché quest'opera si chiama il più santo dei santi, perché la Madonna è la più santa di tutte le creature, tutte, angeli compresi. San Giuseppe non si venera nell'idea di San Giuseppe come re degli angeli, perché non lo è, però è più santo di tutti quanti gli esseri appartenenti alla razza umana. E questo io credo che sia lecito sospettarlo, quantomeno, o pensarlo, o crederlo, perché durante la vita nascosta a Nazareth, Gesù lo chiamava, adesso, papà, lo chiamava babbo, lo chiamava padre, ma in qualcuno di questi modi lo chiamava sicuro, quindi c'è niente da fare, e la Madonna lo chiamava sposo mio, insomma, non è poco. Ancora, dice Fulton Sheen è un altro autore di grossissimo calibro, veramente un uomo di Dio, di spiritualità veramente sopraffina. Giuseppe e Maria unirono i loro cuori come due stelle che non si congiungono mai, mentre i loro raggi luminosi si incrociano nello spazio. Fu un matrimonio simile a quello che avviene a primavera tra i fiori, che uniscono i loro profumi, o a due strumenti musicali che uniscono le loro melodie all'unisono, formandone una sola. Il loro matrimonio era necessario, sempre Fulton Sheen, una situazione abbastanza lunga, per preservare la Vergine da qualsiasi sospetto, finché non fosse arrivato il momento di rivelare il mistero della nascita di Gesù. A mio parere, San Giuseppe doveva essere, quando si sposò con la Vergine, un uomo giovane, forte, virile, atletico, di bell'aspetto e casto. Sicuro, io sono, come sottoscrivo, al 100%. Un prototipo dell'uomo, che oggi possiamo vedere in una prateria curando il bestiame, o pilotando un aereo, o lavorando in una falegnameria. E non un anziano impotente, ma un uomo che sprizza vigore giovanile, non un frutto secco, ma un fiore sano, è molto promettente, non al tramonto della vita, ma all'alba, traboccante di energia, di forza, di amore, sicuro. E sicuramente era pure bellissimo, era pure un bellissimo uomo, perché mi sta avvicinando la più bella di tutti. Tu dici, ma queste sono cose esteriori, ma entro certi limiti, guardate che in paradiso i mostri non ci stanno.
Purtroppo qui in questo mondo, e noi ce ne portiamo dietro tanti difetti, tante deformazioni anche nel corpo, tante imperfezioni che magari ci rendono un po' meno belli di quello che potremmo essere, ma perché qui stiamo soggetti alla legge del peccato. Ma San Giuseppe, poi lo vedremo, lo riprenderemo. San Giuseppe col peccato non c'è niente a che fare. Cioè, San Giuseppe che abbia commesso un peccato volontario, anche veniale, io personalmente non dubba, ma per carità, cioè che San Giuseppe non era immacolato come la Madonna. Quindi che, come dire, si possa, tra virgolette, definire, come ci definiamo tutti qua, confessa Dio onnipotente con molto peccato, cioè come hanno fatto tutti i santi, che si definivano grandi peccatori. Sì, ma in che senso? In che senso? Nel senso che si porta tutte quante le miserie conseguenti al fatto che è un membro della razza umana che è stato toccato dal peccato originale, quindi deve lottare, deve stare attento. Ha dovuto crescere nelle virtù, ha subito certamente, però San Giuseppe, va d'accordo col peccato? Io ho molti dubbi, ma proprio moltissimi. E non ci deve stupire questo, perché se siamo andati a messa tutti i giorni, in questo tempo che intercorre tra la domenica, seconda domenica dopo Natale e l'Epifania, si legge la lettera di San Giovanni. L'omelia dei miei giorni scorsi, chi vede in diretta questa cosa, chiunque è nato da Dio non pecca. Chi pecca non l'ha mai visto e conosciuto. Questo lo scrive San Giovanni. Non pecca in che senso? Non compie il peccato in senso, il peccato formale richiede una trasgressione volontaria alla legge di Dio, anche minima. Per cui una bugia di scusa è peccato. Dici, ma non fa male al prossimo. Non fa male al prossimo, ma fa male a te perché offende Dio. Offende Dio una bugia di scusa. Perché c'è l'ottavo comandamento che dice non dire falsa testimonianza. E nel non dire falsa testimonianza è compreso il non mentire. Tu puoi non dire tutto, parlare in maniera generica, d'accordo? Quindi dire e non dire, ma non puoi dire il falso, mai, perché dire il falso è peccato. Se quello che dici non è vero in senso assoluto, è peccato. Ora, chi ha Gesù nel cuore, chi ha una vita spirituale profonda e autentica, come hanno insegnato i santi, la morte piuttosto che il peccato, cioè, è peccato veniale. So che è peccato veniale, ma il peccato volontario non può stare in un cuore che si decide per il Signore. Non è possibile. Uno è di troppo. Se questo vale per noi poveri peccatori comuni, d'accordo? Ma scusate, per San Giuseppe, di che vogliamo parlare? Vediamo la citazione di Fulton Sheen, tratta dalla sua opera Nuestra Madre, in spagnolo. Come si ingigantiscono le figure della Vergine di San Giuseppe quando, soffermandoci ad esaminare la loro vita, scopriamo in essa la prima poesia d'amore. Il cuore umano non si commuove dinanzi all'amore di un vecchio per una giovane, ma come non rimanere profondamente ammirati dall'amore di due giovani uniti da un vincolo divino. Oh, quelli erano due giovanotti, un forse trentenne, massimo trentenne, con una quattordicenne. Due giovanotti. Maria e Giuseppe portarono alle loro nozze non soltanto il loro voto di verginità, ma anche due cuori pieni di un grande amore, più grande di qualsiasi altro amore che il cuore umano abbia potuto contenere.
nessuna coppia di coniugi, questo mettiamocelo bene in testa, si è mai amata così tanto. Ora, persone sposate che ascoltano queste cose, ditevi nel cuore della vostra coscienza la sincera verità. Ma non cercate dal coniuge prima e anzitutto l'amore. Ma attenzione, l'amore è fatto di tante piccolissime cose, premure, gentilezze, piccoli gesti della vita di ogni giorno, no? Un messaggio scritto ti amo, ma sarebbe questo l'amore? È anche questo, piccoli gesti, non esco di casa senza averti dato il bacetto per salutarti, piccolo gesto. So che ti piace una cosa, ti prevengo, non te la faccio manco chiedere, te la faccio prima. Ti vedo in difficoltà, ti aiuto senza che neanche me lo chiedi. Ma adesso possiamo starci fino alle 4 della mattina. Insomma, chi vive la vita di coppia le sa meglio di me queste cose, no? Quello è un grande matrimonio. Sì, poi che è chiaro che ci sarà anche, ma basta uno leggere Lettere d'amore di Santa Giovanna Veretta Molla con Pietro Molla e capisce tutto, capisci? Quelli hanno fatto 4 figli in 6 anni, quindi non è che non stavano insieme, però stavano anche insieme santificando, anche con le 4 figli in 6 anni, per portare poi il parto dell'ultimo è morta Santa Giovanna Veretta Molla, no? Ma io rimasi quando io ho sentito la testimonianza della figlia, e che quella sopravvissuta appunto alla morte della madre, ancora viva. Cioè, Santa Giovanna Beretta Molla, quando scopriva di essere incinta, andava dal parroco e faceva suonare le campane a festa. Cioè, io chiedo umilmente, mi metto il re in ginocchio quasi, insomma, dinanzi a tutte quante le coppie degli sposi, fateci a noi consacrati rivedere queste cose, per favore. Cioè, non fatecelo leggere soltanto nelle lettere di una santa che adesso è canonizzata, le vogliamo vedere. Io qualche volta ho visto qualche bella famiglia, sinceramente ne godo, proprio ne resto proprio edificato, perché è una cosa meravigliosa. Certo, vedere una santa famiglia. Come disse Papa Leone XIII, ancora, e concludiamo, sì, ci siamo, il loro matrimonio fu consumato con Gesù. Non hanno consumato il matrimonio tra di loro, ma l'hanno consumato con Gesù. Maria e Giuseppe si unirono con Gesù. Maria e Giuseppe non pensarono ad altro che a Gesù. E guardate che l'unione con Dio, leggete gli scritti di San Giovanni della Croce, di Santa Teresa d'Avila, andate a vedere che cos'è. C'è un matrimonio mistico anche, eh? Non c'è soltanto il matrimonio reale. E ordinariamente il matrimonio mistico, ordinariamente, non è escluso che capiti ad una persona che è stata sposata, ma cioè l'humus ideale è un cuore vergine. Amore più profondo non c'è mai stato né mai ci sarà più su questa terra. Quindi le coppie degli sposi preghino Giuseppe e Maria di amarsi l'uno l'altro come si sono amati loro. San Giuseppe ha rinunciato alla paternità del sangue, non concorrendo con le leggi post-lapsarie, direbbero gli antichi, a metterci del suo nella generazione di una creatura. Ma non fa niente. Ma la ritrovò nello spirito perché fu padre adottivo di Gesù. La Madonna aveva rinunciato alla maternità facendo il voto di virginità. E il Signore gliela ha data lo stesso. In maniera unica. Una parola. Padre putativo. Anche lì. Vero padre o padre per finta? Qui io rimando alle catechesi che ho fatto nell'anno di San Giuseppe, anche sulla base della lettera pubblicata dal Papa in occasione di quest'anno. È padre vero, cioè anche qui, cioè è padre, voi sapete, no? Quanti uomini non proprio santi ci hanno sparsi figli in giro per il mondo, sanno manco ad averceli.
padre, ha voglia che è padre. Se gli va a fare il test del DNA, certo che è padre, è il padre. Ma che paternità è questa? Scusate, cioè che tu c'è un figlio sparso nel mondo e non sai manco ad avercelo. È tutto qui, è questo essere padre? E quanti padri anche oggi adottivi, quindi che hanno adottato una creatura, sono dei grandissimi padri? Perché non conta il dato biologico, conta il dato profondo, conta il dato esistenziale, non conta che sei padre, conta che fai il padre. Motivo per cui chiamano padre anche noi, no? Io non ho figli naturali, ho i figli spirituali. Con i figli spirituali devo fare quello che fa un padre con il figlio materiale. Ecco, capite come San Giuseppe, la Sacra Famiglia, ce n'è per tutti, ce n'è per consacrati e per coniugati. Contempliamo questo incanto del vero, bellissimo e meraviglioso matrimonio tra Gesù e Giuseppe e ci diamo appuntamento, a Dio piacendo, al prossimo mese. Grazie per chi ha seguito questa, speriamo, edificante conversazione. Dio vi benedica e alla prossima.